Amici sportivi, immagini dall'impianto sportivo Modestino De Cicco di Prato La Serra. Quarta giornata del campionato nazionale maschile Under 17. Si affrontano i padroni di casa dell'Avellino e gli ospiti della Delfino Pescara. Passiamo subito alla lettura delle distinte. Partiamo come sempre dalla squadra padrona di casa che schiera Avelle tra i pali numero 1, numero 2 Federico, numero 3 Krivka, numero 4 Raiola, numero 5 Letizia, numero 6 Sparano, 7 Caruso, 8 Barzaghi, 9 Andreozzi, 10 Amatruda, 11 Romaniello, 12 Malaspina, secondo portiere, numero 13 Girasole, 14 Tozza, 15 Alvino, 16 Silvestri, 17 Palma, 18 Iannello, 19 Casale, 20 De Martino. Allenatore signor Vincenzo Scafa. Il Pescara risponde con Sprecacè, maglia numero 1, numero 2 Martella, 3 Zugaro, 4 Pompetti, 5 Sabatini, 6 Mennillo, 7 di Federico, 8 Camplone, 9 Borrelli, 10 Pierpaoli, 11 Ferrante. In panchina siedono il secondo portiere Carità, maglia numero 12, 13 Caniglia, 14 Forese, 15 Pavone, 16 Zampacorta, 17 Gifort, 18 Morretti, allenatore signor Felice Mancini. Chiamato a dirigere il match il signor Jacopo Volpe, appartenente alla sezione di Salerno, coadiuvato dai signori Carmelina De Angelis di Nocera Inferiore e Salvatore Gambino, anch'egli appartenente alla sezione di Nocera Inferiore. Tutto pronto per l'inizio del match, discreta cornice di pubblico qui sugli spalti dell'impianto sportivo di Prato La Serra. L'Avellino, padrona di casa, attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi nel corso di questi primi 45 minuti. Ed il calcio d'inizio sarà d'appannaggio della formazione campana. Si attende il fischio del signor Tolve, partiti proprio in questo momento. Dunque, affigano le armi Avellino e Pescara. Perde subito palla capitan Raiola per l'Avellino. Avanza la formazione pescarese sull'out di sinistra. Il pallone filtra, il dribbling tentato da un calciatore abruzzese, ma irrompe un calciatore del Pescara. Buon per l'Avellino che si allunga il pallone, può bloccare con tranquillità Avella. Aveva tentato l'irruzione il numero 8 pescarese Camplone. Il rilancio di Avella. Il match è iniziato da 30 secondi. Ancora Pescara che libera. L'avanzata del numero 9 Borrelli, affrontato da Sparano, ancora Borrelli, gli si fa sotto anche Krivka, Borrelli difende palla, la rimessa laterale in favore della squadra ospite, già subito aggressiva, rimessa con le mani per il Pescara con Martella, si guarda intorno a Martella, ancora Avellino, Pompetti, all'indietro per Mennillo, ora Zugaro, Mennillo, Sabatini, il lancio in avanti di Sabatini, lo scambio ravvicinato dai calciatori pescaresi, ha intercettato Federico, prova a ripartire la squadra di casa, Barzaghi sull'auto di destra, c'è l'intervento in chiusura difensiva. Viene arrestata la corsa di Barzaghi, ma la rimessa laterale è in favore dell'Avellino, nella metà campo avversaria. Federico prova ad avanzare, pallone in profondità a beneficio di Andreozzi, palla troppo lunga, nessun problema per Sprecacè, che lascia scorrere il pallone sul fondo. L'estremo difensore abruzzese si appresta al rinvio, si riparte da Martella, anzi Sabatini. Rilancio di Sabatini, Borrelli lo stop di petto, lotta ancora a Borrelli, si rinnova il duello con Sparano, va giù l'attaccante pescarese, calcio di punizione per i biancazzurri, Martella cambia gioco dall'altra parte per Zugaro, rilancio di Pompetti, assist completamente sballato quello del numero 4 che allarga le braccia, quasi a scusarsi con i compagni. Ha calibrato male la misura del lancio. Messa laterale per l'Avellino. Perde però palla la squadra biancoverde. In questi primissimi minuti di partita il Pescara dà l'impressione di poter comandare il gioco.
Rilancio abruzzese, palla troppo lunga stavolta per il numero 9 Borrelli, pasticcio, la retroguardia biancoverde, pallone regalato ancora a Borrelli, Pierpaoli, aria spazzata da parte di Krivka, strada che salza a campanile, rimessa laterale in favore degli abruzzesi, il disappunto dei tifosi irpini presenti sulle gradinate dell'impianto sportivo di Prato La Serra. Rilancio di Pompetti, pallone salvato, la sfera resta buona, ancora Pescara, ancora Pompetti, lancio in avanti, pallone troppo lungo per il numero 11 Ferrante, se non andiamo errati, la palla è uscita, vano il tentativo di cross al centro dell'area piccola del numero 11 Biancazzurro. Si riparte da una rimessa dal fondo 0-0 quando siamo giunti al quarto del primo tempo. Di testa Romaniello. Rimessa laterale in favore del Pescara. Sabatini. Mennillo. Zugaro. Pompetti. Nel cerchio di centrocampo Camplone. Ancora Pompetti. Ben saltati gli avellinesi, avanza Pompetti, fa girare molto bene palla il Pescara, ci prova dalla lunga distanza Pierpaoli, con questione murata, ma sono ancora gli abruzzesi ad insistere, la chiusura di Federico, aiutato da Caruso, Pompetti ad alimentare l'azione pescarese, si resta sulla tre quarti, ancora Pescara, il colpo di reni di Avella che strappa applausi ai suoi tifosi, calcio d'angolo per il Pescara quando siamo giunti al quinto del primo tempo. Avellino comunque in difficoltà, il Pescara appare più pimpante rispetto agli avversari in queste primissime battute di gioco. Corner per gli abruzzesi, a battere Mennillo dal versante sinistro, la battuta del corner, palla al centro dell'area, c'è un rimpallo, un secondo, poi il direttore di gara, che è il signor Tolve, ravvisa una scorrettezza in zona d'attacco. Calcio di punizione per l'Avellino, che può respirare. Inizio veemente della formazione pescarese. L'Avellino riesce con difficoltà ad arginare le folate avversarie. Mette ordine il Pescara con Martella, si lotta tra Krivka ed il suo dirimpettaio che è il numero 11 Ferrante, calcio di punizione per la formazione irpina che può cercare di salire la corrente con Capitan Raiola, Andreozzi, buon movimento di Andreozzi, l'appoggio sulla destra per Federico, s'accentra Federico, perde palla sull'intervento di Pierpaoli, avanza Pierpaoli. L'anticipo di Sparano sull'attaccante Borrelli. Ed ora Romaniello prova a lanciare il numero 7 Caruso. L'uscita di Sprecace quasi all'altezza del vertice dell'area di rigore. Riparte ora il Pescara. La palla però è uscita. Rimessa laterale per l'Avellino. Sesto del primo tempo. 0-0. Avellino Pescara under 17. Raiola, Federico, ancora Raiola, prova lo scambio, pallone per la formazione d'Abruzzo, ecco Martella, Pompetti, la verticalizzazione, occhio a Borrelli, avanza Borrelli che porta palla, vuole cercare la conclusione, alla fine viene contratto, va giù Borrelli. Il direttore di gara decreta un calcio di punizione in favore del Pescara per fallo su Borrelli, chiuso in sandwich dagli avversari. Premiata la caparbietà dell'attaccante biancazzurro, è riuscito a guadagnare se non altro un calcio di punizione. Proprio all'interno della lunetta sarà piazzato il pallone. C'è una buona opportunità per gli ospiti, sinora molto molto aggressivi. Potrebbe, batterà Pompetti, l'uomo più vicino al punto di battuta, sistema la barriera Avella,
già protagonista di un bel intervento qualche minuto fa. Si discute con il direttore di gara sul rispetto della distanza regolamentare. È pronto Pompetti, attenzione, ottavo del primo tempo. Rischia il giallo, Barzaghi deve stare attento. Parte Pompetti, si distende Avella, protagonista il portiere avellinese in questi primi 8 minuti di gioco. Grande intervento di Avella, non era facile perché il pallone si è abbassato e davanti a sé aveva un nugolo di uomini ad ostruirne la visuale. Davvero un ottimo intervento. L'estremo difensore avellinese si è disteso sulla sua destra e ha praticamente tolto il pallone dalla porta. Protagonista dunque l'estremo difensore irpino in questi primi minuti di partita. Eccolo al rilancio, svetta di testa di Federico Borrelli. Federico rincorre il pallone, ci sarà calcio d'angolo per il Pescara che continua però ad insistere. Cambia il battitore, sono pronto per il tiro dalla bandierina, movimento in area di rigore irpina e con la traiettoria arcuata di testa a liberare Romaniello, Barzaghi spedisce il pallone in favo laterale, non è riuscito ad avanzare il team irpino. Ora però c'è un bello spunto di Krivka, palla irraggiungibile per Andreozzi. Ancora rimessa laterale per il Pescara. Se ne incaricherà Martella, casacca numero 2. Ancora Borrelli, ancora in dribbling attaccante pescarese. Stavolta si incaponisce e perde palla. Andreozzi fermato. Si scusa con i compagni Borrelli per aver troppo portato palla. Rimessa laterale per l'Avellino. Martella rilancia in avanti, Raiola, l'ultimo tocco è del numero 10 a Matruda, rimessa ancora pescarese, non trova il pallone svettando a Matruda, anticipato Barzaghi, Caruso, Raiola, Barzaghi, Raiola, Andreozzi fa girare palla all'Avellino, Caruso non riesce ad arpionare la sfera. Altra rimessa con le mani in favore degli abruzzesi. Zugaro alla battuta, occhio all'incursione di Ferrante, entra in area di rigore Ferrante, la conclusione facile, la presa di Avella, sicuramente un intervento meno complicato rispetto ai due precedenti. Riparte l'Avellino di gran carriera. Il rimpallo favorisce Romaniello, Romaniello in aria, il sinistro, l'ostruzione efficace di Sabatini, corner per l'Avellino, è il primo del match per la formazione irpina, per il team guidato da Vincenzo Scafa. Dal corner Barzaghi, attenzione, 12esimo, 0-0. L'Avellino costruirà la sua prima occasione, vediamo, il corner di Barzaghi. Aria liberata, c'è Raiola per gli irpini, ancora Racola, Raiola che un'altra opportunità non riesce a penetrare in area di rigore. Federico alla fine preferisce non correre rischi, pallone uscito. La rimessa è pescarese, non sono d'accordo i panchinari biancoverdi che discutono con la signorina Carmelina De Angelis di Nocera Inferiore, che è membro della terna arbitrale, membro femminile della terna arbitrale. Rimessa per il Pescara, l'incursione di Pierpaoli, corner ora per la formazione ospite.
tredicesimo. Sta per scoccare il quarto d'ora di gioco, 0-0. Altro tiro dalla bandierina, traiettoria arcuata, la palla che attraversa tutta l'area e si spegne sul versante opposto. Non l'ha toccata nessuna, dunque sarà rimessa laterale per l'Avellino. A Matruda, Krivka, il palleggio avellinese, si prende qualche rischio la formazione di casa, ma viene fuori alla grande la trattenuta ai danni di Amatruda da parte di Pompetti. Calcio di punizione per l'Avellino. Raiola, Amatruda, Krivka, ancora Krivka sul versante di sinistra, tenta il cross ben contratto da Martella. Altro calcio d'angolo per la formazione di casa, che se non altro riesce con maggiore insistenza, con maggiore incisività ad affacciarsi dalle parti di Sprecacè. Corner ancora battuto da Barzaghi. Il calcio d'angolo di testa, la svirgolata quasi Borrelli. Ha rischiato qualcosina Borrelli, poteva mettere in seria difficoltà Sprecacè. Insiste l'Avellino, che dà l'impressione di scrollarsi di dosso le titubanze dei primissimi minuti di gioco. L'avanzata di Caruso, altro corner per la squadra bianco-verde. E applausi di incoraggiamento del pubblico di casa. E con la battuta del calcio d'angolo, traiettoria stavolta bassa, ci sarà semplice rimessa dal fondo. Non è riuscito nel colpo interno Letizia. Riparte ora il Pescara. Pompetti. Under 17, elementi tutti nati nell'anno 2000. All'indietro per Sprecacè. L'appoggio ravvicinato per Sabatini. Il lancio di Sabatini, palla sulla tre quarti, al primo di sinistro Pierpaoli, ancora Pescara, intervento a gamba tesa, in gioco pericoloso di Pierpaoli, calcio di punizione per l'Avellino, è giunto immediato il fischio di Tolve, si complica la vita Letizia, calcio di punizione per l'Avellino, sulla battuta Raiola. Anzi, trattavasi di Sparano, di testa Zugaro, Raiola, portapalla Raiola, la verticalizzazione non riuscita, il Pescara avanza con Di Federico, siamo già nella metà campo avellinese, temporeggia però la formazione ospite guidata da Felice Mancini, Mennillo, si riparte dal numero 5 Sabatini. Il velo di Di Federico, la figlia di corpo, la palla però è schizzata in foul laterale. Rimessa Irpina, è pronto con le mani Federico, l'appoggio per Raiola. Federico, Sparano, si allarga sulla sinistra e riceve Krivka, però non riesce ad evitare il foul laterale, imprecisione per gli avellinesi, l'uscita di Avella, assoluto protagonista sinora, estremo difensore biancoverde che in un paio di circostanze si è reso protagonista di ottimi interventi. Altra partenza di fallita dall'Avellino. Ancora Pescara con Sabatini. Ecco Zugaro. Il lancio di Zugaro di testa Letizia. Il ripiegamento su Borrelli. Avanza il Pescara.
diciottesimo del primo tempo. È sempre 0-0 tra Irpini ed Abruzzesi. Raiola ruba palla e avanza. Ancora Raiola. Andreozzi deve vedersela con Mennillo. Ancora Andreozzi, temporeggia. Preferisce ragionare, poi però il suo passaggio non va a buon fine perché è preda dagli avversari, di testa alleggerisce Sparano a beneficio del suo portiere. Letizia invoca la vicinanza dei compagni. Letizia, palla intercettata dagli avversari, anticipato Borrelli di Federico, la sfera che si impenna, prova il controllo di destro capitan Raiola. Ancora Raiola, palla ricacciata in avanti, di testa Martella, aiutato da Sabatini a spazzare la prima metà campo. È aggressivo l'Avellino adesso. Barzaghi, Caruso, palla ancora in fallo laterale. Siamo proprio dinanzi alla panchina ospite. Intanto ci sono problemi per un calciatore biancoverde. Il direttore di gara è andato a sincerarsi delle condizioni dell'under 17 di Scafa. Gioco interrotto, si richiede l'intervento dei sanitari. Si tratta del capitano Raiola, soccorso. Potrebbe aver ricevuto un colpo Raiola. Si rialza fortunatamente il giovanissimo numero 4 biancoverde. Avellino che resta momentaneamente in 10. Raiola che dà l'impressione di poter continuare. Anzi no, no, non ce la fa Raiola. L'Avellino ha sostituito il suo capitano con il numero 18 Troianello al 20° del primo tempo, dunque primo cambio tra le fila locali. Il numero 18 Troianello al posto del capitano Raiola. Sostituzione forse dettata da motivi precauzionali. Fortunatamente il numero 4 è uscito dal rettangolo di gioco con le sue gambe, quindi pensiamo più ad una decisione precauzionale da parte del direttore di gara. Oh, rientra, chiedo scusa, non riusciamo a capire. No, ci siamo confusi, chiedo scusa. Il Raiola entra in campo, è rientrato in campo, non c'è stata nessuna sostituzione. L'Avellino si è ritrovato momentaneamente, dunque rettifichiamo tutto. Adesso però c'è un duro colpo. Il direttore di gara richiede immediato intervento dei sanitari. Stavolta la faccenda appare molto più seria. Allora, nel frattempo rettifichiamo tutto. Non c'è stata nessuna sostituzione tra le file dell'Avellino. Raiola è tornato in campo, siamo stati ingannati dal fatto che si è recato proprio nei pressi della sua panchina. Romaniello resta in panchina, resta a terra un calciatore pescarese che sembra aver avuto la peggio nello scontro. Si rialza fortunatamente anche Ferrante. Borsa del ghiaccio sul capo per il numero 11 biancazzurro. Gioco ancora una volta interrotto quando il nostro cronometro segna il 22°. Quando l'atleta riceve un colpo al capo, il direttore di gara deve immediatamente interrompere il gioco. Palla restituita dalla Pescara sportivamente agli avversari. Si riparte da Krivka.
ristabilita la parità numerica in campo dunque. Amatruda, Krivka, intercetta però Camplone, Borrelli, ancora Borrelli, intervento pulito di Sparano, puntuale sull'avversario. Ferrante, perde palla a Pompetti, commette fallo, richiamo verbale per Pompetti, calcio di punizione per l'Avellino. Ha rischiato la munizione il numero 4 pescarese. Batterà Amatruda. 23esimo. Ci sarà ovviamente qualcosa da recuperare per le due interruzioni di gioco avvenute poc'anzi. Caruso, rimessa bianco-verde. Buoni ritmi sinora. Le squadre che non si sono risparmiate. Due opportunità per il Pescara, ben sventate da Vella. L'Avellino ha provato a costruire qualcosina, ma di fatto nessun pericolo di sorta per Sprecacè, se non l'ordinaria amministrazione. Pompetti, palla rubata gli da Barzaghi, Andreozzi, sulla destra c'è Barzaghi e riceve il cross di Barzaghi, altro corner per il team biancoverde. Si avvicina la bandierina Amatruda, maglia numero 10. Antonio Amatruda. La battuta, la conclusione svirgolata, peccato, ciccata di Caruso, davvero una buona opportunità questa, peccato. Non è riuscito nella stoccata il numero 7, da posizione invitante, da posizione favorevole. Se l'è cavata il Pescara. Ha quasi ciccato il pallone, ne è uscita una conclusione sbilenca. Buona opportunità per il numero 7 Caruso. Rimessa per l'Avellino. Match che si sta incanalando sui binari dell'equilibrio dopo che nella primissima parte di contesa era il Pescara a fare la partita. La squadra di casa dà l'impressione di crescere di minuto in minuto. Amatrudo. Amatruda. La spallata irregolare di Pompetti ai danni di Omaniello. Calcio di punizione per l'Avellino. Ventiseiesimo, sta per scoccare la mezz'ora di gioco. Krivka, il cross in aria, palla respinta, sfera ancora per Krivka, lascia scorrere, poi appoggia all'indietro per Sparano. Letizia, Federico, manovra il Pescara con Ferrante, ruba palla Raiola, ancora Avellino che prova a far circolare la sfera, è in vantaggio Martella sul proprio avversario, rimessa in zona d'attacco per l'Avellino. È pronto con le mani Krivka, lotta Romaniello, è affrontato da due avversari, un terzo, ancora Romaniello, riesce a servire all'indietro intelligentemente Sparano, il lancio di Sparano, la sponda tentata da Caruso, palla troppo sul portiere, blocca con tranquillità Sprecacè. Zugaro, Pompetti, Mennillo, ancora Mennillo, Ferrante, il lancio di Pompetti,
Di testa svetta Letizia ad anticipare l'avversario. Una serie di rimpalli. Si lotta in un fazzoletto di terra. Lotta a Krivka. Va giù il numero 3 biancoverde, tutto regolare, lascia correre il direttore di gara, poi sul lancio di Borrelli viene colto in controtempo Ferrante e si arresta l'avanzata del Pescara. Perde palla Matruda, ha patito il pressing abruzzese. Pompetti, Sabatini. L'Avellino è cresciuto e quindi il Pescara affonda con minor facilità ora. Però avanza la formazione abruzzese. L'apertura sulla destra per Martella. La palla in aria. Si rifugia in foul laterale Sparano. Rimessa Pescara. Occhio all'incursione di Ferrante. Letizia ha anticipato l'appostato Borrelli sul primo palo. Tiro dalla bandierina per la squadra ospite che torna a farsi pericolosa. È pronto Pompetti dal versante di destra. Occhio al movimento qui sotto di Martella che chiede palla. Ci ripensa Martella, si allontana. Opta per il cross in aria Pompetti. Il tocco ultimo di Borrelli che non è d'accordo con la decisione del direttore di gara di assegnare la rimessa dal fondo. Gara sostanzialmente corretta sino a questo momento, nessun provvedimento disciplinare adottato da Tolve. Disimpegno farraginoso dell'Avellino. La formazione di casa. Andreozzi, ottimo intanto gioco di gambe di Barzacchi che va al cambio di gioco. Intervento elegante di Martella, perde palla però di Federico, rimessa laterale per la squadra ospite. Trentesimo 0-0 tra Avellino e Pescara. Pompetti riesce ad arpionare di destro Ferrante, palla in foul laterale, messa con le mani per l'Avellino, si lascia sfilare il pallone ingenuamente Raiola. Camplone, Martella, Di Federico, Martella scambia con il compagno, trattasi di Camplone, il cross di Camplone. La rovesciata tentata da Ferrante, ha provato a giungere sul pallone Borrelli ma Avella ha anticipato tutti. Il gesto acrobatico di Ferrante al 31esimo del primo tempo. Altra rimessa per i campani. Con le mani Krivka. A Matruda, il lancio tentato da Matruda, palla irraggiungibile per Caruso. Sprecace. Sabatini, alleggerisce ancora per Sprecace. Pompetti. Zugaro, lancio di Zugaro, Borrelli ha provato l'appoggio di punta, l'allungo di punta per Ferrante, va giù il numero 9 biancazzurro, calcio di punizione per i pescaresi. Il direttore di gara esige che i avellinesi si allontanino dal pallone ma anche che la sfera venga posizionata sul punto esatto da cui va battuto il calcio di punizione. Sabatini, Mennillo, pasticcia il Pescara,
Barzaghi, va giù Barzaghi, tutto regolare, l'intervento proprio sotto gli occhi dell'arbitro. Ferrante incespica sul pallone, riesce comunque ad evitare che il pallone fuoriesca. Intervento di Letizia su Borrelli, anche in questa circostanza il direttore di gara sorvola. Riparte l'Avellino, viene fermato il team di casa, intervento in gioco pericoloso a gamba tesa di Raiola, calcio di punizione per il Pescara. Mennillo, Sabatini, Pompetti, Sabatini, Mennillo, Zugaro, Pompetti, ancora Mennillo, Pompetti, ha un po' di spazio il numero 10 Pierpaoli, il dribbling di Pierpaoli, carica il destro, c'è una deviazione, corner, ultimo tocco di Sparano che è riuscito a smorzare il pallone, è riuscito a deviare la traiettoria, tiro d'angolo per la formazione ospite. 34esimo. Ecco il tiro d'angolo, palla respinta, la conclusione di Martella, rimessa laterale ancora per il Pescara, poco più di 10 minuti all'intervallo, area liberata. Ecco Pompetti, prova la conclusione di sinistro, il numero 4 biancazzurro, palla sul fondo, gli applausi dei tifosi pescaresi presenti, giunti qui a Prato La Serra, a seguito dei ragazzi allenati da Felice Mancini. Il rilancio di Avella, svetta di testa Matruda, Krivka, ha provato il dribbling Romaniello, non è riuscito a sgusciare via la morsa avversaria. Ancora Pescara con il numero 5 Sabatini, che cambia gioco, appoggio per Ferrante, avanza Ferrante, si ferma, viene contrastato da Barzaghi. Pompetti, altro cambio di gioco, di testa il numero 7 di Federico che mette la palla al centro dell'area. Avella anticipa tutti nell'uscita e fa suo il pallone. Buono il cambio di gioco del Pescara, si è fatto sorprendere sull'alto di sinistra l'Avellino, il fallo di mani di Borrelli, calcio di punizione per la squadra di casa. Raiola, palla ancora in favo laterale, predica calma il numero 6 Sparano. Il lancio di Mennillo, sfera preda di Letizia. Barzaghi, ecco però Romaniello, perde palla Romaniello, giudicato involontario, retropassaggio del pescarese al proprio portiere. Pompetti, sventagliata sulla destra per Martella, letto bene Krivka, traiettoria del pallone, e avanza a grandi falcate, ancora Krivka, viene stretto da Camplone, alla fine riesce a crossare, ma il resto terra innocuo. In affanno comunque la difesa pescarese, tutto solo Sabatini ha allontanato il pallone in favo laterale, poteva far meglio il pescarese. Buon per l'Avellino che resta in zona d'attacco. Krivka, il cross di Krivka sotto porta, viene anticipato di un soffio Andreozzi, ecco Martella, Mennillo,
poi Zugaro, Pompetti, avanza il team ospite in due sul pallone, l'anticipo di Sparano che però è costretto a mettere il pallone in faro laterale, impaurito alla presenza alle sue spalle di Borrelli. Rimessa Pescarese con Martella, 38esimo, sempre 0-0 tra Torino e Pescara qui al De Cicco di Prato La Serra, quarta giornata del campionato nazionale Under 17. Ci riprova l'Avellino, rimessa laterale per i campani. Andreozzi, il rimpallo lo sfavorisce, controllo errato del pallone, l'attaccante non è riuscito ad addomesticare la sfera, può ripartire il Pescara con Petti, Martella, Mennillo, Pompetti, Mennillo, gli si fa incontro capitano Di Federico che non riesce nel controllo del pallone, si rammarica con se stesso il capitano pescarese, rimessa con le mani per la squadra di casa, anticipo di Di Federico ma la sfera è per Raiola, pallone nella terra di nessuno, una zona di campo dove non ci sono maglie verdi. Ancora Pescara. Entriamo nella fase finale della prima frazione. Non si sblocca lo 0-0. Giù un calciatore abruzzese, calcio di punizione per il Pescara. È stato atterrato Ferrante sul punto di battuta Pompetti, che sul calcio di punizione da posizione molto più accentrata ha chiamato Avella, la grande deviazione in corner. Le raccomandazioni del direttore di gara alla panchina bianco-verde, richiamo verbale del signor Tolve. È pronto Pompetti, alza lo sguardo Pompetti, pallone altissimo, la sponda tentata da Borrelli sul secondo palo, la sfera che salza a campanile, palla di cacciata. Insiste il Pescara, non riesce, anzi sì, riesce ad uscire l'Avellino. La ripartenza irpina, Andreozzi ritarda il passaggio, la sfera però che arriva a Caruso, è pescato in offside, ha ritardato di un secondo il passaggio filtrante Andreotti. La situazione è fatale, la situazione che ha consentito al Pescara di far scattare la trappola del fuorigioco. 41esimo, termina qui il primo tempo, si va negli spogliatoi, 0-0 tra Avellino e Pescara. A risentirci per il commento del secondo tempo. Amici sportivi, ancora immagini dallo stadio di Prato La Serra, sta per iniziare il secondo tempo della partita di calcio Avellino-Pescara, valevole per la quarta giornata del campionato nazionale Under 17. Il primo tempo si è chiuso sul punteggio di 0-0. Nel corso di questa ripresa l'Avellino, padrone di casa, attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi, percorso inverso per il Pescara. Prima di passare alla rilettura delle distinte dobbiamo accertare che l'Avellino abbia effettuato due sostituzioni all'intervallo, sì. Vediamo in campo il numero 18 e il numero 19, trattasi di Troianiello e Casale. Vedremo al posto di chi sono entrati. Nel Pescara non ci dovrebbe essere stati avvicendamenti. Ecco l'Avellino con Krivka. Allora non scorgiamo il capitano, il numero 4 Raiola,
dovrebbe essere stato il primo calciatore sostituito, ce ne accorgeremo strada facendo. Calcio di punizione intanto per la formazione di casa. Allora, usciti il numero 4 del numero Graio, del numero 9 Andreozzi, infatti il capitano dell'Avellino, ora è il numero 11 Romaniello. Ancora Avellino in area di rigore. Pompetti ha liberato l'area, ha scacciato il pericolo. Dunque due cambi per l'Avellino, nessuno per il Pescara, ci sembra. Dunque passiamo alla rilettura delle distinte. Avellino schiera Vela tra i pali numero 1, 2 Federico, 3 Krivka, c'è Raiaro al numero 4, il capitano sostituito al primo della ripresa da Troianello. Poi Letizia 5, Sparano 6, Caruso 7, Barzaghi 8, Andreozzi numero 9, sostituito da Casale. Nell'intervallo Matruda 10, Romaniello 11. In panchina siedono Palaspina, Girasole, Tozza, Alvino, Silvestri, Palma e De Martino. Allenatore signor Vincenzo Scafa. Il Pescara spreca Cetra ai pali numero 1, numero 2 Martella, 3 Zugaro, 4 Pompetti, 5 Sabatini, 6 Mennillo, 7 di Federico, 8 Camprone, 9 Borrelli, 10 Pierpaoli, 11 Ferrante. Panchina, Carità numero 12, Caniglia 13, Forese 14, Pavone 15, Zampa Corta 16, Giffote 17, Morretti 18, allenatore signor Felice Mancini. La terna arbitrale è composta dai signori Jacopo Tolve di Salerno, coadiuvato da Carmelina De Angelis di Nocera Inferiore e Salvatore Gambino, anch'egli appartenente alla sezione di Nocera Inferiore. Secondo tempo iniziato da 2 minuti e 50 secondi. Ne avanza il Pescara, Avella impresa ad anticipare tutti, aveva tentato l'incursione Camplone, è pronto Avella al rilancio, protagonista nel corso del primo tempo di due pregevoli interventi. Sprecace in uscita. Mennillo. 0-0 il punteggio, ricordiamolo. Sabatini. Pompetti. Sprecace. Sottoporta. L'Avellino si è contraddistinto un'unica volta con Caruso, che ha avuto l'opportunità della stoccata a rete, solo che il numero 7 avellinese non è riuscito ad imprimere la necessaria forza al pallone, sprecando così la ghiotta opportunità. Eccolo Caruso in possesso palla che avanza, ancora Caruso, rincorso da Pierpaoli, resiste il numero 7 che poi cede ad Barzaghi, appoggio di Casale, tra il disappunto del pubblico. Riparte capitano Di Federico per il Pescara, che agisce sulla sinistra. Lo scatto di Di Federico, l'intervento in tackle di Federico, quasi omonimo. Rimessa per il Pescara. Pronto con le mani Camplone. Scatto di Mennillo, braccato fallosamente da Troianello. Calcio di punizione ad appannaggio degli abruzzesi. Martella, per poco la sfera non è intercettata da Caruso. Il lancio di Pompetti, palla in aria, ci prova al volo Pierpaoli, contratto. L'uscita quasi a centrocampo di Sprecacè, è un lancio preciso per Borrelli, rientra Borrelli e segna il gol del vantaggio pescarese al quinto della ripresa. Sblocca Borrelli
per il Pescara, ingenuità dell'Avellino, addirittura su un rilancio del portiere la retroguardia biancoverde si è lasciata trovare impreparata. Breve dribbling per Borrelli, che di destro ha mirato l'angolino più lontano, stavolta Vella nulla ha potuto. Avellino 0 Pescara 1 al quinto del secondo tempo. La sbloccata Borrelli. Ora è chiamata a rincorrere la formazione irpina. Letizia, vedremo quale sarà l'entità della reazione avellinese. Pescara ha trovato il vantaggio al quinto del secondo tempo. Ha colpito l'attaccante Borrelli, il lancio di Sprecacè che ha trovato impreparata, disattenta l'Avellino. Ora Di Federico deve cercare di non accusare il controcolpo psicologico la formazione di casa. Krivka, Amatruda, intercetta Pompetti, ora Pierpaoli, Krivka però riparte, Amatruda, la sfera non arriva al capitano Romaniello, indossa la fascia al posto di Raiola, sostituito nell'intervallo. Martella, Pompetti, porta palla Pompetti, Borrelli, movimento dell'attaccante pescarese, viene fermato, si è incaponito, poi la rabona di Casale, giallo che ci sta tutto per Pierpaoli, netta, vistosa la trattenuta ai danni del numero 19 e primo provvedimento disciplinare dell'arbitro, il primo nome a finire nell'elenco dei cattivi è Pierpaoli, numero 10 del Pescara. È pronto ad un altro cambio l'Avellino, mescola ancora le carte Scafa, ecco Romaniello che avanza, deviazione, ha toccato la palla Sprecacè ma non è riuscito, un intervento quasi pallavolistico ad evitare il calcio d'angolo. Corner per la formazione di casa che è sotto nel punteggio, il cross basso di Krivka, palla allontanata, intervento di Casale, adesso si distende il Pescara, buono intervento di Federico, la sfera che carambola sul pallone di Borrelli, lotta in maniera rude con l'avversario, il pallone resta in campo, rimessa avellinese, abile Sparano nel far carambolare il pallone sull'avversario. È pronto il cambio, esce Federico per l'Avellino, nono della ripresa, al suo posto il numero 20 De Martino. Non ho ancora operato cambi invece il Pescara. Fuori anche il numero 11 Romaniello, al suo posto il numero 16 Silvestri, cambia ancora il capitano dell'Avellino, Romaniello ha indossato la fascia per 10 minuti. C'è Silvestri al suo posto, Amatruda, Martella, ancora Pescara, adesso ci sarà calcio di punizione per la squadra abruzzese,
non c'è stata l'ammonizione per Krivka. Nostro avviso, avrebbe meritato il giallo. Calcio di punizione per il team biancazzurro, che sta conducendo ora per una rete a zero grazie alla rete messa a segno al quinto minuto della ripresa dall'attaccante Borrelli. Ecco il piazzato pescarese, parte il destro, palla al centro dell'area, la presa di Avella in tuffo sul colpo di testa debole, ci pare, di Borrelli. Rilancio dell'estremo difensore biancoverde. Pompetti all'indietro per Sprecacè. Preciso il lancio a beneficio di Borrelli, il quale è riuscito a segnare il gol dell'1-0. Rilancio di Sprecacè da regista navigato. Mandato in tilt tutta la squadra avversaria. Rimessa per il Pescara. Stenta a ripartire l'Avellino. La squadra di Spina ha accusato il colpo del dovuto al gol di Borrelli. Capitano per la squadra di casa è diventato il numero 16 Silvestri. Di testa Barzaghi. Ancora Barzaghi, il fallo di mani del rosso centrocampista biancoverde. Il programma della quarta giornata: Ascoli Crotone, Avellino Pescara, Latina Bari, Palermo Napoli, Perugia Ternana, Roma Frosinone e Salernitana Benevento. Di Federico rincorre vanamente il pallone. Una giornata, un turno che prevede ben tre derby: Perugia Ternana, Roma Frosinone e Salernitana Benevento. Rilancio di Avella, tredicesimo del secondo tempo, 1-0 Pescara qui a Prato La Serra. Sul sintetico del Modestino De Cicco, che ospita tutte le gare delle giovanili dell'Avellino. La palla che s'alza al campanile sul rilancio in avanti di Casale. Un leggero imbarazzo per Sprecacè. Prova a ripartire il Pescara. Il pressing portato dagli uomini di Scafa. L'allungo di Borrelli. Giallo adesso per un calciatore dell'Avellino. Vediamo di chi si tratta. Parità nel conto degli ammoniti. Ammonito Letizia. Un giallo per parte, Letizia per l'Avellino, Pierpaoli per il Pescara. Conta i passi il signor Tolve, piazzato per la formazione abruzzese, che ricordiamolo sta conducendo per una rete a zero. Barriera nutrita per l'Avellino. Discute il direttore di gara con i calciatori. Esige il rispetto della distanza regolamentare, il fischietto salernitano. Ecco la battuta del calcio piazzato. Si distende Avella sulla conclusione di Pompetti. Devia in corner. Si è rinnovato il duello sul piazzato di Pompetti. Sfida ancora vinta da Avella, che per la seconda volta è riuscito a sventare il calcio di punizione del numero 4 abruzzese. È proprio Pompetti alla battuta del corner. L'uscita di Avella, la porta è sguarnita, non riesce a trovare lo spazio per calciare per Paoli, che va giù in aria. Resta contuso anche Avella, è giù.
sono due gli uomini al tappeto, si rialza Pierpaoli per il Pescara, ha ricevuto un colpo al capo Avella, proteso nell'uscita, nell'azione immediatamente precedente, nulla di grave per il portiere avellinese, che riprende regolarmente il suo posto tra i pali. Sedicesimo del secondo tempo, palla in aria, Avellino restituirà il pallone al Pescara, la ricacciata nella metà campo avversaria, ecco Sprecacè, tentativo di pressing di Troianello. Amatruda, anticipato Silvestri, altro fallo commesso dai calciatori di casa, altro calcio di punizione, è andato giù Mennillo. La battuta lunga, il palleggio di Borrelli, perde palla l'attaccante pescarese, Caruso, fermato ancora Caruso, porta palla il numero 7 biancoverde, c'è cioè le vicinanze, Troianello, rimessa per l'Avellino che deve sveltire i tempi, a calcio del gol della parità, la squadra di casa, De Martino alla battuta lunga, di testa, c'è la spizzata di Silvestri. Sprecacè ha fatto suo il pallone sull'intervento di un suo difensore, Casale, Letizia, De Martino, il lancio di De Martino, palla troppo sul portiere, la branca con facilità nel suo difensore pescarese. Mennillo. Testa Borrelli, prova a cambiare gioco, toccato ancora acutamente l'attaccante pescarese, duro contrasto con Letizia. Entrambi rimangono contusi, si rialza Letizia. Il calcio di punizione è per il Pescara. Zugaro. Lotta di Federico, perde palla. Di Federico se la va a riprendere. Serve Zugaro, che aveva saltato con una certa abilità Barzaghi. Rimessa per l'Avellino, 19esimo, Avellino 0, Pescara 1. Decide Borrelli, ricorre la sfera Matruda, era anticipato con astuzia con mestiere il numero 2 Martella, lascia carambolare il pallone sul corpo dell'avversario, ottenendo così una rimessa dal fondo. Sprecacè, si assume qualche rischio il portiere del Pescara. Silvestri tocca, la palla rimane buona, Ferrante, poi Pierpaoli, Zugaro, il gioco si fa duro in questi frangenti e saltega un calciatore avellinese, si continua a giocare, ancora al tappeto Letizia, il gioco non si interrompe, si rialza
numero 5 bianco-verde. C'è rimessa per i campani. Caruso, lotta, affrontato da Martella, ancora Caruso, Amatruda, tiro di Amatruda, palla respinta, proprio dinanzi a Sprecacè da un difensore, dovrebbe trattarsi di Pompetti. Fallo di Silvestri, calcio di punizione per la formazione abruzzese. Altro cambio per l'Avellino. Abbandona il rettangolo di gioco Amatruda. Al suo posto Palma. Maglia numero 17. Zuccaro alla battuta del calcio di punizione. Palla al centro dell'area, uscita di Avella, Dominus, dell'area di rigore, riparte l'Avellino, Caruso, lo scambio tentato con Palma, non riesce, il dialogo ravvicinato, Avellino ancora il possesso palla, prova il lancio De Martino, palla direttamente in fauna laterale. Casale, Sparano, Letizia, lancio di Letizia, c'è Casale ad alimentare l'azione per i biancovedi, sbaglia tutto Casale, lega la palla al Pescara, riesce in qualche modo nella chiusura De Martino ad allontanare secondo altro il pallone, ci sarà corner per la squadra ospite, di testa De Martino allungato in corner, con tutta calma la formazione ospite va a battere il calcio d'angolo, non c'è nessun interesse da parte del Pescara nell'accelerare i tempi, il team biancazzurro sta vincendo per una rete a zero e pregusta la prima vittoria in campionato. Va giù un pescarese in aria, ma il direttore di gara assegna il calcio di punizione all'Avellino. La classifica in testa, la girone Napoli e Crotone con 9 punti a punteggio pieno, poi Palermo 7, Latina e Roma 6, Ascoli, Frosinone, Ternana e Perugia 4, Bari, Benevento 3, Pescara 1, Salernitana e Avellino 0. Il bilancio delle prime tre giornate, l'Avellino ha perso a Bari per 2-0, è stata sconfitta in casa dalla Roma per 5-0, poi battuta a Crotone per 2-1. Il Pescara ha impattato 0-0 con il Perugia nella gara inaugurale, poi ha perso 5-3 a Palermo ed ha subito la sconfitta interna con la Roma. Giallorossi vittoriosi per 4-0 in Abruzzo. Girone composto da Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Crotone, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Roma, Salernitana e Ternana. Girone del centro-sud. Il prossimo turno prevede Ascoli, Avellino, Bari, Salernitana, Benevento, Perugia, Crotone, Latina, Frosinone, Pescara, Napoli, Roma e Ternana, Salernità. Ancora Avellino. Avanza Silvestri. Fermato Troianello. Messa bianco-verde. Chiede palla De Martino. Fermato però nell'avanzata, si lotta,
lascia correre il direttore di gara, poi assegna il calcio di punizione ad Avellino per farlo da terra di Borrelli sul punto di battuta Barzaghi. La battuta di Barzaghi, palla troppo all'indietro, la sfera che rimane in aria, sarà corner per l'Avellino. Si è accontentato del tiro d'angolo Troianello. Va Barzaghi alla battuta. Ecco Krivka, il cross morbido, attenta alla difesa biancazzurra. Rilancio di De Martino, c'è fuorigioco, fuorigioco di rientro di Letizia. Calcio di punizione per il Pescara. Siamo al 26esimo della ripresa. C'è ancora tempo per poter cercare almeno di pareggiare. Cambi anche ora per il Pescara. Esce Pierpaoli, l'unico ammonito tra le fila pescaresi. 27esimo della ripresa. La battuta di Sprecace, di testa di Martino, poi Avella. Appoggio corto per Krivka. Lancio di Krivka. Lascia scorrere, anzi no, martella. Non ha voluto accontentarsi della rimessa laterale. Rimessa per il Pescara. Caruso fuori per l'Avellino. Al suo posto il numero 15 Alvino. Ancora avvicendamenti in casa biancoverde. Parte il Pescara, rimessa per l'Avellino ora, imprecisa, precipitosa, la squadra di Felice Mancini. Deve sveltire i tempi l'Avellino se vuole provare a recuperare lo svantaggio e conquistare almeno un punto. Casale, pallone non entra in area, Sparano. Uno spiovente di testa Sabatini. Fallo, calcio di punizione per il Pescara. Ancora richiamo verbale per la panchina biancoverde. È pronto Sprecace al rilancio, battuta del calcio piazzato. Zugaro, sfera direttamente tra le braccia di Avella. Di Federico, Zugaro, ancora di Federico. Lancio del capitano pescarese, palla per Borrelli. Ha tagliato bene il campo il numero 20 De Martino, neutralizzando così l'avanzata dell'attaccante. Poi c'è un fallo commesso, ci pare, da Camplone. Il calcio di punizione per l'Avellino. Casale circunnaviga, il lancio di Casale, anticipato il capitano Silvestri.
Letizia. Fermato regolarmente in sandwich numero 11 Ferrante. Pasticcia il Pescara, quasi trattenuto il numero 18 Troianello, poi alla fine spedisce la palla in out. Ho avuto l'impressione che sul principio di trattenuta stesse quasi per indicare il dischetto del rigore il signor Tolve. Poi però Troianello ha proseguito nella sua lotta e ha lasciato che l'azione andasse avanti. Rimessa per il Pescara in zona d'attacco. È pronto Zugaro. Lo spiovente in aria con le mani. Avella ancora protagonista e sotto porta. Sbaglia clamorosamente il numero 15 Pavone. Pescara vicinissimo al gol del 2-0. La grande respinta di Avella, poi sotto misura. Pavone ha spedito clamorosamente altro. Avellino che resta in partita. Rimessa dal fondo ancora per il Pescara. Ora richiamo verbale per il numero 6 Mennillo, che ha avuto un brevissimo battibecco con Silvestri. Ora De Martino, rimessa laterale per i campani. Ancora rimessa Avellino. Rilancio oratoriale di Mennillo. Sono due palloni in campo. Tutto da rifare. Nuovamente pronto con le mani De Martino. Squadre ora stanche, 33esimo. Letizia. Il lancio di Letizia. Di testa va a colpire Palma, palla al lato. Il colpo di testa del numero 17 Biancoverde, che non ha indirizzato lo specchio della porta. Non ci è apparso sicuro sprecacene nella circostanza. Ingannato dalla traiettoria del pallone. Di testa però Palma non è riuscito ad inquadrare la porta, spedendo al lato. Zugaro è pronto alla battuta della rimessa laterale. Il fallo di Borrelli, calcio di punizione per il team biancoverde. Prova gli ultimi assalti la squadra di casa, caccia il gol dell'1-1. Troianello, Barzaghi, riesce il tentativo di cross, ancora Avellino con Silvestri, la deviazione, la presa di Sprecacè. Intervento del portiere facilitato dal tocco di Ferrante, che ha tarpato le ali al tentativo di traversone del calciatore biancoverde Silvestri. Ancora Pescara, libera l'area Avellino, palla in faro laterale. Resiste il gol di Borrelli, siglato al quinto della ripresa. La rete che sta regalando il successo al Pescara, che intravede la prima vittoria in campionato e la possibilità di salire ancora quarto in classifica. L'Avellino rimarrebbe ancora a zero. Intervento di Krivka,
Non riesce a ripartire Krivka nonostante rimanesse in possesso palla. Ancora Pescara, il fallo di Alvino, intervento da Tergo giudicato irregolare dall'arbitro. Altra interruzione che favorisce il Pescara e così guadagna secondi preziosi. Uscita di Avella, gran protagonista quest'oggi. Silvestri, anticipato Palma, intervento ai limiti della regolarità, messa con le mani per l'Avellino, palla sul fondo, si sta rialzando Palma, zoppica vistosamente il numero 17, calcio di punizione per il Pescara. Ci si avvia lentamente alla fine del match. Avellino non sembra in grado di rendersi pericoloso. Perché Scara sta facendo buona guardia. Ma vedremo. Casale. Alvino. Accelerata di Alvino. Avanza Alvino, l'appoggio per Krivka. Il cross di Krivka. Altro corner per la formazione locale, ultime opportunità per il team di Scafa. C'è sostituzione tra le fila pescaresi. C'è prima la sostituzione e poi ci sarà la battuta del calcio d'angolo. L'uscita ci pare di Pompetti per il Pescara. Dovrebbe essere entrato Zampacorta se non andiamo errati. Altro cambio per gli abruzzesi. Sono difficilmente leggibili i numeri pescaresi all'occhio nudo. E con la battuta del corner... In campo Caniglia, maglia numero 13. Ecco Barzaghi, palla in aria, la volée, la semirovesciata di Troianello che ha raccolto la respinta di Sprecacè. Occasione per l'Avellino quando siamo giunti al 39esimo. Pescara rimane in vantaggio per una rete a zero grazie al gol di Borrelli segnato in apertura di secondo tempo. Fallo su Borrelli, calcio di punizione per la squadra abruzzese. Altri minuti preziosi guadagnati dal team ospite che intravede il primo successo in campionato. La battuta di Camplone, bilancio errato, vediamo se l'Avellino riesce nel break. Grande intervento di Ferrante in chiusura difensiva, ma insiste l'Avellino, un po' leggerino, capitan Silvestri di Federico Di Mestiere riesce a guadagnare un calcio di punizione. Con calma Sprecacè. Non ci dovrebbe essere molto recupero. Alla fine di questo secondo tempo, che al di là della rete siglata da Borrelli non ha regalato tantissime emozioni. I ritmi sono diventati molto più blandi. Ovviamente il Pescara ha provato ad addormentare il match, a rendere maggiormente innocuo l'Avellino.
ancora la formazione del Delfino, rimessa dal fondo per la squadra irpina, ultimissime chance per poter evitare la quarta sconfitta consecutiva in campionato. Barzaghi, ancora Barzaghi, Di Federico lo ha contrastato in maniera efficace, ma insiste l'Avellino. Palla a metà strada tra Barzaghi e Silvestri, la prendo io, la prende lui, non l'ha presa nessuno. Alla fine sorride la squadra ospite. Rimessa con le mani, battuta da Ferrante, che sta dando man forte ai suoi compagni in difesa. Viene fermato Borrelli. Letizia, non dura tantissimo l'incursione del numero 5. Avella con i piedi, De Martino, avanza De Martino, Barzaghi, a giù Barzaghi, tutti in area, tutti in area, ultimissime chance per i Lupacchiotti. Di Scafa, altro cambio per il Pescara. Esce il match winner Borrelli tra gli applausi della decina dei tifosi pescaresi accorsi qui a Prato La Serra. Borrelli autore del gol. Di destro a giro ha battuto Avella, sul punto di battuta Barzaghi, sistema con cura la sfera sul punto di battuta, si allontana il direttore di gara. Il fischio dell'arbitro che giunge in questo momento, la battuta di Barzaghi, palla in aria! Precacema, c'è fuori gioco, c'è fuori gioco. Aveva colpito di testa, ci pare, Troianello. Ha bloccato Sprecacè il pallone, ma si era alzata la bandierina del guardalinee a decretare l'offside del calciatore avellinese. Fosse entrata, il direttore di gara non avrebbe convalidato il gol. Opportunità per il Pescara. Intervento difensivo di Letizia. Battute finali del match. Incontro che sta vedendo soccombere l'Avellino per una rete a zero. C'è un'altra opportunità per la squadra di casa. Bisogna accelerare però. Rilancio di Krivka. Ancora Pescara. Tipice fischio del signor Tolve. Termina qui. Avellino 0, Pescara 1. Decide la rete al quinto del secondo tempo di Borrelli. Borrelli ha risolto un match tutto sommato equilibrato, onore delle armi all'Avellino, complimenti al Pescara che coglie la prima vittoria in campionato e sale a quota 4 in classifica, resta 0 l'Avellino. Dall'impianto sportivo Modestino De Cicco è tutto, mi mascolisse al commento, Alfonso Iannone alla telecamera, arrivederci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV.